del sole. Fantastico, buon pomeriggio, aspettiamo che il sistema qui mi dia l'ok, siamo live, ottimo, siamo in live. Allora Anna Maria, ti giro il link, sì. Così puoi condividere sulla tua pagina. Forse su Facebook ci sentono doppio. No, su Instagram volevo dire. Vabbè, non importa. Facciamo questo. Oh, sono uscita da Instagram. Aspetta. Eccolo. Ok, ti vedo. Ah, perché devi con fai il lambaradam. Cioè, per condividere su Facebook devo chiudere qua dal telefono. Mi chiude il telefono. Va bene. Allora, chiudi il telefono. Rimango da solo io su Instagram. Ciao Claudia. Okay. C'è Claudia con noi su Instagram. Oggi direttina con Anna Maria. Intanto su Facebook fateci sapere se c'è qualcuno che ci vuole bene. Con noi Instagram Maria. Ecco fatto. Adesso ritorno su Instagram. Condiviso sulla tua pagina, perfetto. C'è anche Tonino, eh? C'è anche Tonino con noi. Sì. Forza, forza ragazzi. Che facciamo una grandissima diretta oggi, veloce, 15-20 minuti massimo. Parto? Cosa dice Anna Maria? Parto? Sì, stavo dicendo a Tonino di mettere le cuffie perché sento il suo telefono, quindi no, non sento te. Ah, già, certo. Ottimo, dopo tutti questi aggiustamenti tecnici direi che possiamo partire, che dici? Ok. Ci siamo? Fantastico. Il bello della diretta è questo. Bello della diretta, esatto, siamo in diretta. Allora, intanto siamo collegati qui su Instagram, ciao Instagram, qui su Facebook, ciao. E su YouTube, sull'altro. Ciao, io ho le due telecamerine qua. Ci stiamo ingegnando, ragazzi, sto condividendo con le persone migliori del mio team delle dirette, perché vogliamo far conoscere quello che stiamo provando a tutti quanti, a tutte quelle persone che sapranno cogliere il messaggio a cui noi riusciamo ad arrivare. Quindi una volta parliamo di mindset, una volta mindset e mentalità, non facciamo i professori, ma semplicemente vi diciamo cosa facciamo noi, cosa abbiamo imparato noi. Dopo lascio la parola a te, Anna Maria. E praticamente oggi abbiamo deciso di parlare di quali sono quei quattro passi importantissimi per raggiungere il successo che desideri nella tua vita. Claudia ci dice che qualcuno deve abbassare il volume perché si sente doppio. Ok. Io ce l'ho a zero il volume del telefono. Anch'io mi sa che l'ho messo a zero. Così. Facci sapere Claudia se va bene, per favore. Perché forse l'idea di farla doppia arriva doppia, in effetti. Beh, vabbè, noi andiamo avanti. Meglio, la ripetizione fa bene, meglio ripeterle queste cose che... Dicevano in latino, ripetita iuvant. Esatto. Beh, quindi insomma, quattro passi per raggiungere il successo che desideri ardentemente. Cioè lo devi desiderare con tutto te stesso, perché sennò questi quattro passi sono parole al vento. Ti sento sempre due volte e non sappiamo, devo chiedere a Andrea come fa lui a farle doppie così, tipo eco, lo so, immaginavo, perché o chiudiamo la diretta su Instagram, ci focalizziamo su, si capisce, dai, l'importante è che si capisce, buono, ottimo, allora partiamo. Adesso ho chiuso il microfono su Instagram. Non lo so, dicono che si capisce, quindi... Ah, giusto, possiamo chiudere il microfono e usare l'audio che esce dal computer.
giusto? Proviamo, facciamo un tentativo. Facci sapere, Claudia, se ci sentite. Anche io chiudo. Ora sì, perfetto, ottimo. Ce l'abbiamo fatta. Grande, grande. Allora, ripartiamo. No, beh, dai, l'abbiamo già detto. Comunque, benvenuti a tutti. Sono le 15:22 di questo venerdì. Infuocatissimo, infuocatissimo. Qua a Brescia ci sono tipo 75 gradi. Da te in Sardegna quanti? Più o meno la stessa cosa. La stessa cosa. Solo che abbiamo la brezza del mare noi, eh? Esatto, stavo dicendo quello. Io ho quella del lago e mi accontento per oggi. Ci accontentiamo. Allora, oggi abbiamo deciso con Anna Maria di fare questa diretta. Dopo Anna Maria, tra pochissimo, gli chiederò di presentarsi. Perché ieri abbiamo fatto una formazione col numero uno veramente della nostra compagnia, la persona che sta avendo un successo spropositato, e ha fatto una domanda che ci ha fatto riflettere molto. E la domanda è questa: preparatevi, cosa stai facendo oggi per migliorare il tuo domani? Punto di domanda. E allora questo ci richiama a essere un attimino, riflettere un attimo, dire: cavolo, aspetta, cosa sto facendo oggi? E allora, siccome vogliamo anche essere utili per gli altri, abbiamo detto diamo quattro soluzioni, quattro step per chi oggi magari parte da zero o chi magari è già un po' che sta provando ad attirare nella sua vita successo o a qualcosa che desidera. Glielo diamo questo. Salutiamo Carmen che ci saluta. Ciao ragazzi. Ciao Carmen, a te. Ciao. Carmen Onnis. Ottimo. Quindi Anna Maria, non so se io, guarda, voglio, perché sennò parlo solo io qua, poi mi voglio prendere tutto il palco, ma qua veramente la persona più importante oggi sei tu, perché intanto mi hai detto che bello, sì, voglio fare una diretta, quindi grazie che mi segui nelle mie dirette folli. Chi è Anna Maria? Dai, ci presentiamo, ti presenti un attimino, se ti va, così, della nostra... le nostre community, le persone che ci seguono almeno sanno chi sei. Ok, mi presento, chiedo scusa in anticipo perché è la mia prima diretta, quindi non so se sono all'altezza o cosa ne verrà fuori, quindi io chiedo scusa in anticipo, così qualunque cosa venga fuori siamo a posto. Allora, io sono Anna Maria, sono una giovane pensionata da 3 mesi, ormai ho lasciato il mio lavoro, ho 62 anni, e un giorno della mia vita ho incontrato questo signore qui davanti che mi ha fatto una proposta indecente, no scherzo, e mi ha parlato dell'attività che lui stava svolgendo. E me ne ha parlato con talmente tanto entusiasmo che ho deciso di condividere con lui questa esperienza. All'inizio diciamo che sono partita un po' molto a rilento, perché a causa del mio lavoro non riuscivo a seguire l'attività, cioè la seguivo in maniera proprio molto molto marginale. E ora che mi sono liberata del mio lavoro, sto dedicando più tempo a questa attività, perché la cosa principale, diciamo, che a me ha attirato in questa proposta che Luigi mi ha fatto è la possibilità di poter viaggiare. Io sono una malata di viaggi, vivrei con la valigia in mano, ho viaggiato tanto, ma è sempre poco, per cui volevo e voglio ancora, finché avrò forze per farlo, voglio ancora viaggiare. E quindi questa attività mi si prospettava, cioè proprio era quello che era in linea con i miei desideri, poter viaggiare il più possibile. Poi quando Luigi mi ha detto che se mi impegnavo un po' potevo anche non pagare i miei viaggi, questo è stato il top. E quindi, ok, quel famoso 31 dicembre 2020, mentre preparavo il cenone di Capodanno, è iniziata. Perfettamente, sì.
Vero, Luigi, ti ricordi che con le mani in pasta ho digitato il numero della carta di credito. Finora quello che posso dire è che la mia esperienza è stata molto, molto positiva. Sono arrivata allo step, al primo step, che è quello appunto del poter viaggiare gratis. Però non mi voglio fermare, voglio andare avanti. Devo dire una cosa, che io all'inizio, quando Luigi mi ha proposto, se parlo troppo, fermami Luigi. No, vai, 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 ci mancherebbe, scherzi. Quando Luigi mi ha proposto l'attività, pensavo fosse una cosa più semplice, perché sì, io anche per il mio lavoro io ero abituata a parlare con le persone, diciamo che io parlavo con le persone, diciamo, su un gradino, perché io mi occupavo di sanità, quindi le persone che si rivolgevano a me dovevano ascoltare e seguire quello che io dicevo, quindi non potevano, tra virgolette, ci mancherebbe, controbattere, dovevano seguire quel percorso. E invece qua è tosta, perché tu sei al pari con le persone, cioè diciamo che la gente non ha il bisogno che poteva avere col mio precedente lavoro. Quindi il difficile per me non è stato o non è parlare con le persone, anche perché parlare mi piace abbastanza e quindi non è una grande difficoltà. La difficoltà che io ho riscontrato è quella di riuscire a far capire a far arrivare alle persone il mio messaggio. E una cosa di molto positivo che io ho riscontrato in questo ambiente è che mi hanno preso per mano e mi stanno insegnando passo passo appunto come fare. Io ricordo come se fosse oggi una 3 giorni che abbiamo vissuto insieme a Città di Castello, dove io sono venuta a conoscenza di un qualcosa di cui onestamente, nonostante i miei 60 anni, non avevo mai sentito parlare, ma se non quasi in termini di fantascienza, quello che è il discorso della crescita personale. E del poter realizzare quelli che sono i tuoi obiettivi settando la tua mente. E con questo non voglio dire che siamo una setta o che ci sono i santoni, che ci sono assolutamente no. Anzi, siamo tutti molto liberi e indipendenti di poter prendere tranquillamente e serenamente le nostre decisioni. Però sono venuta a conoscenza appunto di questo mondo, di alcuni dettagli, perché il discorso è talmente vasto, della fisica quantistica, di come programmando la tua mente puoi riuscire a far accadere quello che tu desideri. E diciamo che questo, insieme agli insegnamenti di Luigi e di tutto il resto della squadra, sta iniziando a produrre i suoi risultati. Complimenti, bello, bella, bella questo tuo percorso che in 5 minuti neanche hai descritto, perché comunque mi metto sempre nei panni di una persona che ci sta guardando, che ci segue e dice: ma questi due qua che cosa staranno facendo? E alla fine la cosa principale è raccontare le nostre storie, perché? Perché magari qualcuno si può riconoscere e dire: cavolo, bella questa cosa. Allora esiste una possibilità, perché io noto nel mondo là di fuori, comunque vedo, noto, percepisco, non è che abbia dei poteri straordinari, o comunque non ho poteri differenti da chiunque altro essere umano. Tutti siamo nati con dei poteri e ce li abbiamo dentro, dobbiamo solo riuscire a tirarli fuori. Quindi è un allenamento per tutti. Per me è un allenamento essere qua con te. O con altre persone con le quali faccio altre dirette, fare dei video, tutto un allenamento e una crescita. Quindi bello il fatto che hai raccontato che quando tu eri, diciamo, svolgevi un'altra tipologia di lavoro, avevi un ruolo di responsabilità,
con una crescita che potevi apprendere anche delle cose da un giorno con l'altro, però non c'era dall'altra parte uno scambio, quando invece con questa attività ti vedi a trovare come una serie di specchi intorno a te che ti fanno vedere magari dei lati di te da poter migliorare. Per me è stato così anche, ti condivido perfettamente. Ed è il motivo per cui siamo qua oggi. Noi non ci vogliamo ergere, io non mi voglio mettere sul piedistallo e dire ah, te li do io i quattro passi perché io so tutto. No, io non so, so veramente forse un 2% di quello che c'è da sapere, ma so quello che mi è servito fino ad oggi per essere nella posizione dove sono. Io ho scelto di lasciare il mio lavoro come dipendente l'anno scorso, e una delle benedizioni della pandemia per me è stata proprio questa, l'idea che mi sono trovato a dire ok, e adesso cosa faccio? Devo sempre consegnare il potere mio agli altri? No, adesso gestisco io la mia attività, faccio io le mie cose, da dove voglio, qualsiasi posto dove sono, posso fare la mia attività. Quindi quattro step del successo, quali sono, Anna Maria? Condividiamo il primo, che dici? Se vuoi, vado spedito, che così chi ci segue... Instagram, ci siete? Scrivete commentini se ci siete, se ci volete bene, se vi piace questo discorso. YouTube, Facebook, commentate, che facciamo apparire i vostri commenti nel display sotto a noi, ok? Che così i vostri commenti appaiono, commenti belli ovviamente, ragazzi. No, noi accettiamo tutto. Accettiamo tutto. Samuele è sempre presente, un bacio Samuele, grande, è un grandissimo, sempre con noi. Quindi, prima cosa, attitudine. Tu hai detto, cavolo, facevo quel lavoro, ho iniziato questo. È un attimo, cioè, serve la cassetta degli attrezzi. Assolutamente sì, e serve ben fornita la cassetta degli attrezzi. Non esatto. Puoi partire con un martello e due chiodi. No. O meglio, puoi anche partire, però pian piano devi riempire, mettere attrezzi nuovi. Assolutamente. L'attitudine cos'è? È un qualcosa dove l'essere umano, noi, abbiamo una disposizione che può essere o innata o comunque la puoi apprendere. Infatti ci sono molte persone che magari l'apprendono grazie a questa attività. L'attitudine qual è? Beh, innanzitutto chiedersi cos'è che ti piace fare. Questa cosa mi piace. L'attitudine è saper ascoltare gli altri magari. L'attitudine è amare il cambiamento, saper ascoltare gli altri, sì. Queste cose sono quelle cose che a scuola difficilmente ti insegnano, perché a scuola usano la matitina rossa, lì la penna rossa, per correggerti i compiti, ahimè. Quindi da quando siamo piccolini veniamo giudicati, cioè, ma non ti insegnano come vivere nel mondo, ti insegnano... Oh, poi qualcuno non sarà d'accordo, ripeto, ti insegnano cose che poi nella vita sono difficili da spendere. Sono dei laureati che escono da mille lauree. Sì, adesso che faccio? Costruisciti una buona attitudine, cioè avere un atteggiamento proattivo nella vita, non passivo. Quindi attitudine è questo. Instagram, mi piace la chat. Vai, commenta anche tu questo punto, se ti va. Sì, io dico, guarda, il prepararsi ad affrontare il mondo, cioè se appunto ti insegnassero cosa che, come hai detto tu, spesso non viene fatta, non tutto quello che fai è un errore. Cioè, come hai detto tu hai detto la penna rossa, quando andavo io a scuola c'era la doppia matita, rossa e blu. Quando l'errore era grave, come The Matrix, quando l'errore era grave c'era la doppia sottolineatura, era un'unica matita, da una parte rossa e una parte blu. Okay. E se non bastava, c'era pure lo scappellotto. Bastone. Sì. Quindi effettivamente è vero, questa cosa ti fa crescere e andare avanti nel tempo.
non, come dire, non dandoti la giusta prospettiva, ma anzi facendoti pensare che tu sei soggetto spesso a sbagliare, e questa cosa ti frena, limita le tue potenzialità. Bravissimo. Bravissima. Invece, secondo me, cioè, bisogna che bisognerebbe, poi non è neanche di semplice attuazione, però bisognerebbe trovare il modo di eliminare queste condizioni limitanti, sì, questi blocchi che ci fermano, anche esatto, inconsci spesso, cose sì, che ci portiamo dietro fin da quando eravamo bambini. Bravissima. Infatti molti dicono, sì, no, va bene, no, ma spiegami com'è che si fa, aspetta, prima di tutto bisogna lavorare, cioè tu vuoi, questo qua è un percorso, non è un percorso, come si dice, un 100 metri, uno scatto da 50 metri, da 100 metri, non so, questa è una maratona. Una maratona di quelle toste. Diciamo sempre, esatto, è tosta, ma bisogna anche farla, non perché si è obbligati, ma perché si ha un grande obiettivo. Infatti adesso ci arriviamo, cioè noi non siamo qui perché siamo dei masochisti, siamo qua perché ci vogliamo fare, anche no, forse la fustigazione, esatto, il cilicio, ma... no. Esatto, perché io all'inizio di questa diretta ho detto, ieri eravamo in un gruppo ristretto di tutto il nostro team con il numero uno, ma il numero uno nella vita, il numero uno nella compagnia, è quello che guadagna di più, va bene, tutto bello, ma è quella persona che ha lo stile di vita che a me piace, e pertanto se questa persona mi dà degli insegnamenti dove mi spiega come lui ha fatto, io voglio saperlo. Quindi la domanda di ieri che ci ha fatto, cosa stai facendo oggi per migliorare il tuo domani, è qualcosa che ti fa sbarellare se ci metti lì. Molti non gli danno peso, dicono, cosa sto facendo? Vado a lavorare. Ok, ma questo lavoro, da quant'è che l'hai capito che non ti porterà da nessuna parte se non a pagare le bollette, che va benissimo, ragazzi, ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Però, parallelamente, caspita, costruisciti qualcosa che ti permette la vera libertà che vuoi fare, quel desiderio che hai ardentemente, perché molti lo dicono a parole, ma poi non fanno gli altri step. Quindi l'attitudine è la cassettina degli attrezzi che la persona si costruisce, che ti porti in tutte le aree della tua vita, non solo nell'attività. Cioè, saper ascoltare gli altri è una grandissima cosa, risorsa che hai nella cassetta degli attrezzi. Sapere anche dire quando qualcuno è negativo, sapere anche dire troppo negativo e ti vuole buttare addosso la sua fangaglia, il suo fango, digli, guarda, ho delle persone che mi stanno aspettando, sentiamoci in un altro momento, vai a fare una bella passeggiata in mezzo alla natura, ti voglio bene. Non farsi inquinare, perché molti vogliono fare i dottorini che stanno lì a me, io ero così anche tempo fa. Cioè, pensavo di dover risolvere le questioni del mondo, ma non esiste. La mia anima mi ha dato una sberla, mi ha detto: ma la vuoi smettere? Vuoi pensare a te? Perché è quello, io sono qui per essere la migliore versione di me stesso, per, diciamo, far uscire io, tu, chi vuole, fondamentalmente. Certo, è un discorso generale, non si va sul personale, ci mancherebbe. Dei fari per gli altri, non l'ennesimo che parla. Sì, io noto quando vado, che ne so, al bar, così, perché non ce l'ho con i bar, i miei hanno un bar, pertanto, però andare al bar e star lì delle giornate a parlare del calcio, delle cose, tutto lì, non è l'attitudine vincente. Dobbiamo pensare a noi stessi, quello che dice Samuele è giustissimo. Cosa succede? Secondo step. Una volta che noi abbiamo la nostra cassetta degli attrezzi, beh, ok, adesso ce l'abbiamo, una bella cassetta, abbiamo imparato ad ascoltare gli altri. Questo si fa col tempo, non è una cosa che ci vuole un minuto. È il comportamento. Ok, io adesso questa cassetta degli attrezzi ce l'ho, la voglio metterli da parte. E ce l'ho, me la sono costruita. Magari passa un amico e ti dice: ehi, ma
Oh, non ti si vede più al bar, ma cioè, l'altra sera non sei venuto a mangiare la pizza, oh, ma cioè, andiamo a bere la birra, non vieni, cioè, oh, ma cosa stai facendo? Ho sentito che stai facendo quella roba lì dei viaggi, ma, guarda, ma non lo sai che tutte quelle robe lì ti portano fuori strada, stai perdendo solo tempo, trovati un lavoro vero. Qui è importante il comportamento, vedere il proprio obiettivo, dire grazie, amico mio, assolutamente, guarda. Qualche volta probabilmente ci verrò a prendere la birra con te, verrò a mangiare la pizza, vediamo, vediamo. Adesso non ti posso assicurare niente. Ho il mio obiettivo, chiaramente, e cosa fai? Non do ascolto a quella persona, comunque gli do ascolto fino a un certo punto, la ringrazio, ciao, e mi comporto da persona che vuole avere quel successo, quindi passo poi al terzo step, ma prima volevo chiedere se secondo te è abbastanza chiara come spiegazione. Chi ci segue pensi che capisce quello che ho detto, o magari vuoi aggiungere qualcosa sul No, discorso? secondo me sì, sei stato chiarissimo. Cioè, chiaramente l'unica cosa che voglio aggiungere è il comportamento è fondamentale, perché tu non puoi predicare e insegnare determinate cose e poi tu ti comporti nell'esatto contrario. Cioè, chiaramente non sei né un esempio per te stesso né tantomeno un esempio per gli altri. Cioè, perdi completamente di credibilità. Esatto. Noi ad esempio, tu lo sai, nella nostra attività adesso abbiamo creato un gruppo di spinta, persone che Sì. vogliono fare la differenza nei prossimi 60 giorni, avere un risultato. Cosa succede? Di queste persone che non sono state obbligate con la forza ad entrare lì, ci sono tutti, che bello, io lo voglio fare, voglio, 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 voglio. Poi attenzione, magari non ci si arriva e va bene uguale, ma nel percorso... tu ci sei stato, ti sei messo lì, hai fatto quello che c'era da fare, poi se non arriva va bene uguale, ma è da premiare il tuo impegno. Ci sono persone che voglio, 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 attitudine, sì, hanno un po' di formazione qua e là, imparano, già lì un po' si perdono, perché magari inizi a non vederli nelle formazioni, inizi di qua, inizi di là. Comportamento, iniziano ah no, ieri sera ho dovuto andare alla pizza con i miei compagni della classe degli anni 80, quando facevo la prima elementare. Sì, bellissimo, assolutamente fantastico. Ma cavolo, ma avvisami che non ci sei, che così magari domani ti spiego. Ad esempio, Anna Maria, io devo farti i complimenti perché tu quando... Non che... Qua è un'attività indipendente, cioè ognuno fa quello che vuole, però volendo ci si mette con il team, ci si unisce e si ha un aiuto. Quindi se io una sera non ci sono, ti chiedo, Anna Maria, io stasera non riesco ad esserci, domani mi puoi in 5 minuti, 10, aggiornarmi su com'è andata la formazione? Bello, è un bello spirito di squadra. Certo, domani ci vediamo alle 10 di mattina, una videochiamata veloce. Cioè, ci comportiamo nella direzione dei nostri obiettivi. Cioè, non posso dire di volere successo e poi me ne frego, non partecipo, non ci sono nella nostra attività, ma in tante aree della vita, giusto? E poi, Giusto. ragazzi, se vogliamo attrarre il successo, il terzo step è importantissimo, perché non possiamo stare lì così. Sdraiate sul divano. Molti dicono pensa, pensa positivo, pensa che un giorno sarai miliardario. Sì, ma se non fai il primo passo, non è che se lo pensi, cioè non è sufficiente, non è sufficiente. Bisogna fare delle azioni, bisogna avere un piano, bisogna avere, come dice Samuele, essere professionisti. Professionisti si diventa anche... con il tempo, cioè cassettina degli attrezzi. Ecco, il professionista mi viene in mente l'idraulico. Prima azione, l'idraulico, prima di fare l'idraulico deve dire ok, mi piace fare l'idraulico, sì, qualcosa dove sto bene, bello, mi piace smontare i tubi, perfetto. Mi serve una cassetta degli attrezzi, quindi imparo col cliente a sapergli indicare, no, secondo me lì è meglio mettere, che ne so, un WC
così, piuttosto che cos'ha, la tavoletta del bagno, quella in legno, piuttosto che in PVC, cioè si crea la sua empatia con i suoi clienti, cassettina, comportamento è rispettoso degli appuntamenti, se io domani ti dico vengo a cambiarti il galleggiante, domani vengo, se non posso ti avviso, comportamento che sarebbe naturale, penso, no? Azione, piglio la mia cassettina e vado a fare ciò che mi porta gioia, che mi porta un incremento di denaro, cioè quindi il fatto di andare in una casa e andare a cambiare il galleggiante perché quella persona ha bisogno e perché io ne ho bisogno, perché facendo quell'operazione guadagno dei soldi e posso vivere le mie esperienze della vita. I soldi sono delle esperienze che tu ti puoi, tra virgolette, acquistare per elevare il tuo stile di vita. Poi molti con 50 euro al mese in più si sentono realizzati, va benissimo, molti hanno bisogno di 50.000, 100.000 e va benissimo uguale. Vuoi aggiungere qualcosa sull'azione? No, sono perfettamente d'accordo con te. Bisogna in qualche modo indirizzare la fortuna, chiamiamola tra virgolette fortuna, perché non ti viene a bussare alla porta mentre tu stai a dormire sul divano o a guardare il film. Comunque devi fare quei passi che piano piano ti portano verso quella direzione. Ecco, per tornare alla cassetta degli attrezzi, devi formarti, devi leggere dei libri che ti aprono la mente. Ma... e devi seguire anche le indicazioni di chi ha già fatto quella strada e ti facilita facendotela percorrere dietro di lui. Bravissimo, è un facilitatore per te. E certo. Ti piace leggere, ho visto che prima mi facevi vedere che hai acquistato dei libri e anche lì ci sono diverse tipologie di libri. Libri, c'è il fantasy, c'è la commedia, i romanzi, le cose, ci sono i libri, si chiamano di crescita personale. Ecco, sono quelli lì i libri che io leggo. Io, vabbè, ne ho qua qualcuno l'ho letto, qualcuno no, ma senza far pubblicità, vabbè. Comunque, ce ne sono diversi, li ho qua. Anche solo vederli a volte mi vengono in mente dei concetti, me li apro, li guardo. Cioè, ti possono cambiare la giornata queste informazioni. È fantastico, guarda, voglio mettere il cappello in questi ultimi 10 minuti di diretta, se sei d'accordo. Va bene. Anche la mia parrucca che vorrebbe venire, però parrucca la prossima volta la mettiamo. Per chi non lo sapesse, io ho anche una parrucca, che è molto bella. Sì, ma non con quel cappello però. No, vuoi vedere la parrucca? Fa parte del mindset questo, eh. Perché le persone adesso che sono qui vogliono vedere la parrucca, fino a che non metto la parrucca non se ne vanno, così Facebook è contento, vero? Vero voi su Instagram? Oh, sbagliato. Questa è la mia parruccona. Ti dona, Ma forse me lo dicono tanti? Yeah. Buono. Però fa troppo caldo, sinceramente. Va bene, neanche il cappello metto. Comunque, azione, reazione. Cioè, se uno sta fermo, dice, sì, voglio fare i soldi, ma hai fatto quello? No, però sto facendo delle tecniche che... io non ne conosco quelle tecniche, per cui... ma tu hai risultati? C'è qualcuno che ha risultati con quelle tecniche? No, però secondo me no. Cavolo, segui. Chi ha già ottenuto risultati fa delle azioni e funzionano. Cavolo, è anche il percorso facilitato e fa le ste azioni. È come quando Luigi, a me, io dico sempre, mi piacerebbe vincere alla lotteria. Quando mi chiedono, ma tu giochi? No. Quindi è difficile vincere la lotteria. Come fai? Non è una cosa possibile. Cioè, non è possibile. Se tu non giochi,
non fai neanche l'azione per andare a giocare la schedina. Non che, no, che noi consigliamo di giocare la schedina. No, ci mancherebbe, era semplicemente un esempio. No. Di... Però sì, è un esempio perfetto, che ci sta alla grande. E fino adesso il percorso è molto bello lineare, che dici? Cioè comunque... attitudine, cassetta degli attrezzi, comportamento, quindi sto attento alle distrazioni, mi comporto da persona che vuole ottenere quel risultato. Molti vogliono il risultato ma non vogliono diventare la persona che serve per avere quel risultato. È più facile, si ha paura. Si ha paura, è più semplice andare a bere la birra con gli amici, perché sì, perché sei meno giudicato. Meno giudicato, la birra è buona, anche a me piace, cioè nel senso, non è che io non vado con gli amici, però molti degli amici che avevo 15 anni, cioè, no, cioè, sono persone che stanno facendo, adesso per esempio ho 35 anni o 36, non mi ricordo mai, sinceramente, forse faccio i 36, se abbiamo, e non è... Abbiamo Manuel che ci manda la bandiera, grandissimo Manuel. E io i colori, che bandiera è questa? Del aiutaci Manuel, perché la vedo un po' viola, perché c'ho il display un po' così. Facci sapere. Quindi voglio avere risultati, ma non sono disposto a fare quello che c'è bisogno per avere risultati. Non funziona. Non bisogna non vogliono fare sacrifici. Il sacrificio, come dicono i nostri amici, pagare il prezzo, cioè non vogliono pagare il prezzo. Sì. E allora... Ci vuole tutto e subito. Tutto e subito. Ci vuole tempo, ragazzi. Io dico queste cose, ma io per primo ci sono passato. Attenzione, perché sembra... Magari posso stare anche antipatico a qualcuno per quello che dico, ma ci sono passato anch'io, perché sennò non sarei qui sulla cattedra. Anzi, non voglio essere sulla cattedra a dire si fa così, come molte persone che insegnano ma non hanno fatto quello che stanno dicendo. Cioè io sono ancora qui ad imparare a migliorarmi sempre, io come noi, come tutti noi. E cosa succede facendo quindi cassetta degli attrezzi, attitudine, quindi comportamento, mi comporto da persona che vuole quei risultati, dopo quello che abbiamo detto, faccio le azioni che mi portano, che mi vengono spiegate, che mi portano ad avere il risultato, e poi che cosa succede? Arrivano i risultati. Avevo messo i fuochirini, perché non si vedono. Oh, risultati! Bella storia, no? Eh sì. Si è bellissima. Si è la bandiera, si è capito, della Sierra Leone, giusto? Si è mi sembra di sì. No, non lo so, sai. Siete grandi, inclusi la scelta migliore. Ecco, grazie Manuel, che ci dai un bel assist per andare verso la chiusura di questa diretta. E tu hai scelto inclusi, vabbè, l'hai già raccontato all'inizio comunque, Anna Maria, perché dentro di te sentivi la voglia di... Voglio dare un po' di fuego a questa storia, a questa vita che va vissuta, e se posso viaggiare di più pagando meno, posso imparare delle cose nuove, stare insieme a persone belle che magari, e ci vuole un, anche qua ti faccio i nuovi complimenti, perché è bello che tu ti voglia mettere comunque in discussione, in gioco, dopo comunque diverse esperienze in un altro settore, perché non è da tutti dire cavolo no, io voglio farlo. E adesso che sei proprio, hai tutto il tempo che vuoi, che sei a casa, comunque, vabbè, hai chiaramente altri impegni, però dico, questa cosa qua
ti dà l'opportunità di crescere anche economicamente, ma anche spiritualmente, anche a livello personale, è importantissimo. Che dici? Ma, al di là di quello che potrà essere il risultato economico, che potrà esserci o non esserci, non è importante. Te l'ho detto, la cosa che a me è piaciuta di più entrando in questo ambiente sono le persone. Le persone, fantastico. Sì. Le persone, la positività, il buon umore, la voglia di condividere successi e fallimenti, perché ci sono anche i fallimenti, ma senza il fallimento non ci sarebbe neanche il successo. Diciamo che bisogna, è brutto dire fallimento, più che altro sono esperienze che ti segnano e che ti portano poi a cambiare il tuo atteggiamento. Però senza quello probabilmente non riusciresti neppure ad arrivare a quello che è il tuo obiettivo finale. Sì, sì, quindi bravissimo. Si cade, ci si rialza, si cade di nuovo, ci si rialza un'altra volta. Bravissima, è proprio quello. E qua fa parte sicuramente dell'attitudine, della tua cassetta degli attrezzi, perché un giorno è il business che ti dà magari quell'opportunità di crescita, perché quella persona che ti aveva detto sì, voglio partire, magari poi ti blocca, non ti risponde neanche più, non si capisce il perché, anche perché noi non è che siamo, cioè noi siamo degli, informiamo le persone di come funziona questa attività, però notiamo che ci sono persone a volte molto originali, no? Che molte persone fanno fatica a dire no, cioè dire no, guarda, non, cioè, anche lì perché? Perché a scuola c'era la famosa matitina rossa e matitina blu. Se invece un bambino, un ragazzo, una persona, un adolescente cresce senza essere giudicato ogni cosa che fa, le persone sarebbero molto più libere. Vabbè, ho sbagliato? Chi l'ha detto? Cioè, è un'occasione di crescita. Vedi lo shift mentale, no? Lo switch mentale, cioè invece no, sbagliare, le persone hanno paura, oddio, se dico sì però dico no, però se dico no allora do subito un dispiacere, allora meglio dire sì, che così gli do una falsa cosa, e vivono una vita costantemente così. Non è dove vogliamo andare noi, ecco perché noi vogliamo persone coerenti. Se è un no, noi siamo aperti anche a ricevere i no, e perché sappiamo che la massima libertà. Ma sì, perché comunque i no sono intanto non è diretto a noi, non è no a te Anna Maria, no a te, che siamo abituati a questo, dico no a lui, matita rossa, no. È un no, in questo momento voglio portare avanti altro, comunque questa cosa, bello, perfetto, grazie che me l'hai detto, così non mi hai fatto neanche perdere tempo, è un segno di rispetto. Certo. E quindi noi impariamo queste belle cose qui in questo ambito, nella nostra attività, c'è anche, oltre la possibilità di risparmiare, la possibilità che risparmi sempre, anche la possibilità di crescere come persone, elevare il proprio stile di vita. Io sono felice, Anna Maria, della tua presenza oggi qua. Alla domanda cosa stai facendo oggi per migliorare il tuo domani, io lo so già, non so se vuoi condividerlo tu, cosa stai facendo oggi per migliorare il tuo domani. Io cosa sto facendo oggi? Sto cercando di andare in un'altra direzione, appunto con quello che dicevamo prima, leggendo, informandomi, seguendo chi questa strada l'ha già percorsa e impegnandomi. Poi arriveranno i risultati, chi lo sa, quantomeno potrò dire ci ho provato. Certo. Beh, esatto, e ti godi il viaggio e sei felice, così come lo sono io. Io, se dovessi rispondere alla stessa domanda, cosa sto facendo oggi per migliorare il mio domani,
e sto facendo delle dirette con le mie migliori, i miei migliori e le mie migliori collaboratori di questa attività. Sto impegnandomi a essere presente in tutte le formazioni che ci sono, che possono arricchirmi. Mi sto impegnando a leggere 5 pagine di libro al giorno. Sto studiando degli aspetti della nostra spiritualità, della nostra mente. Questo sto facendo, lo sto facendo da diversi anni e oggi se sono qua è perché ho scelto diversi anni fa di fare, come dici tu, iniziare a spostare un po' la mia, sai no? Che c'è l'asticella. L'asticella, che c'è questo, no? Ci sono molte persone che la loro vita è molto lineare, cioè una linea dritta, adesso qua non riesco, però è una linea dritta. Lavoro, casa, casa, lavoro, casa, agosto al mare, poi casa, lavoro, casa, mi lamento, così, una linea, cioè è come si dice, tu che hai lavorato in medicina, quando il cuore fa, elettrocardiogramma piatto, piatto, ciò vuol dire? Io vedo, noto, senza giudizio, ci sono molte persone così. Ma cosa devo fare? Ma il lavoro? Ma è così. Piatto. E sono già, vivono perché il cuore pompa, pum, pum, pum. Ma la loro vita è così. Io al lavoro, personalmente, quando lavoravo come dipendente, ormai fu, notavo i miei, cioè vedevo i colleghi, ex colleghi, che piatti come l'encefalogramma, piatto lì, no? Come si chiama quello lì? Cavolo, aggiungi, va bene la vita così? Aggiungici qualcosa di nuovo. Inizia a far così ogni tanto. Agosto, allora, lavoro, casa, casa, lavoro, piano B, lavoro, lavoro, casa, piano B, già ogni tanto c'è una botta di energia e glielo dai sto segnale che sei un po' vivo, cavolo. A un certo punto inizia, il cuore pompa manetta e ti vai a prendere i tuoi soldi. Ma devi andare di pari passo col cervello, Luigi, perché se il cuore pompa ma il cervello non reagisce, comunque non arrivi da nessuna parte. Sei vegetale, non è stato vegetativo, come si dice. Così abbiamo fatto anche un paragone con la medicina, no? Io non sono medico, non sono psicologo, non sono psichiatra, non sono niente. Sono solo Luigi. No, sono delle semplici considerazioni fine a se stesse. Lungi da noi l'idea di poter dare insegnamenti in nessun campo. Esatto. Quindi, attitudine, comportamento, azione, e automaticamente il quarto passo è ottenere i tuoi bei risultati, che li ottieni, se segui queste 4 step, non puoi non... Cioè, risultato arriva, un risultato arriva, come minimo. E dopo si lavora sui risultati. Poi si passa a un altro livello. Non è che sono... Questi 4 sono la base, è la buccia. Poi dentro c'è il mondo dentro. Quindi Anna Maria, per me è stata una bellissima diretta, una bella... E per me? 40 minuti passati insieme molto piacevolmente, quasi 50. Sono passati 40 minuti, sembra che abbiamo appena cominciato. Sì. E magari nella prossima diretta parliamo un po' più delle nostre attività, di qualcosa, vediamo quello che ci inventiamo. Voi seguite Anna Maria su Instagram, seguitela sulla pagina Facebook, giusto? Sì. Come si chiama la tua pagina? Anna Travel, mi raccomando, seguite Anna Maria, Anna Travel, fate le domande se volete chiaramente interfacciarvi. Poi nel suo racconto di ciò che ha detto, se volete informazioni, contattateci, noi siamo qui per... A disposizione. Diciamo che siamo disponibili con chi lo vuole. Siamo disponibili con chi lo desidera. E non disponibili con gli haters, gli scassamaroni, si dice.
Belli proprio? Ma dai, ogni tanto un po' di pepe va bene, dai. Sì, certo, ci sta benissimo. Bene, Instagram, grazie. Scusateci, grazie a tutti. Non vi abbiamo guardato tanto, ma qua abbiamo il computer, quello e la webcam. Sembra una centrale aerospaziale. Ciao Anna Maria, grazie. Chiudo questa diretta. Ciao Luigi. Alla prossima diretta. Ciao, a presto. Ciao. Ciao ciao, chiudiamo la diretta.